Avete presente quelle stagioni dove non sapete mai come cavolo vestirvi? Bene, benvenuti nel mio incubo. La felpa perché fa caldo, ma adesso sono sudata e quindi andando in moto oltre 50-60 fa freddo perché c'è l'aria fresca e io l'odio. Vorrei sapere da voi in questo video come vi vestite quando c'è questo tipo di temperatura, che non è calda, non è fredda, si sta bene, non si sta male, si rischia però di ammalarsi praticamente un giorno sì e l'altro pure, giusto per capire, perché sennò io non ho una risposta logica a tutto ciò. Cioè, cosa avrei dovuto fare? Tenermi sotto la felpa e tenere la giacca leggera? O tenere la giacca pesante e venire semplicemente con la maglietta? Non lo so. Sì, sì, tagliami la strada, sì. Piano che c'è il velox qui, che in teoria non è neanche segnalato. Dovrei attivare una segnalazione su Maps, ma non mi ricordo come si fa. Che brutta persona che sono. Per l'inverno vuol dire che a breve devi mettere via la moto e continuate a vederli i video. Sono video che io ho girato comunque fino a ottobre, se tutto va bene ovviamente, se si riescono ad avere tutte le domeniche e tutte le possibilità del caso, insomma, perché sennò dura pure meno. Magari parte avanti, finisce indietro. La verità è che vorrei avere molto più tempo per poterci andare, vorrei avere molti più fondi per potervi portare altre cose oltre a questi video. Corsi in pista, perché logicamente senza numeri non ti fanno fare niente. E quindi l'unica cosa che a te resta è la strada, come i vagabondi praticamente. Noi piccoli youtuber motovlogger, se non abbiamo un lavoro che ci permette di cashare, siamo dei piccoli vagabondi, punto. Occhio ai velox. Ma perché noi piccoli motovlogger, dai 1000 ai diciamo 10.000 più o meno, non ci creiamo noi delle piccole collaborations tra di noi in modo da riuscire a crescere tutti un pochino e magari far girare un po', cioè insomma sponsorizzarci a vicenda in un video o nell'altro? Vabbè, ok, mi sono cagata addosso, devo cambiarmi le mutande. Mi è passata tanto così dallo specchietto. Scusate, non ho più parole in questo momento. Dopo essermi ripreso un momento dal turno che a momenti mi porta via mezza moto, oltre che la vita, tipo, andiamo avanti nel discorsino che stavo facendo un attimino e poi vi lascio semplicemente al panorama, perché oggi va così. Che si potrebbe creare appunto una piccola comunità social tra noi piccolette per pubblicizzarci un po' a vicenda, ognuno nei video dell'altro, magari anche su Instagram eccetera eccetera, in modo da crescere un po' tutti. Se qualcuno è interessato magari fatemelo sapere in un commento qui sotto, così magari possiamo creare anche qualcosa di carino, insomma, che non tutto il male viene per nuocere, che una volta che va su uno magari si porta su tutti, tipo robe del genere, chi lo sa. 2000 years later.
Ho sempre adorato sto ponte. Sarebbe carino se lo riasfaltassero tutto, ma sarebbe altrettanto carino se non lo riasfaltassero affatto. Un po' perché la sua particolarità, questi San Pietrini, mi sembra di stare su un vibratore, santo cielo. Ma guardate che bello il Po. Non c'è neanche ancora tanta acqua, malgrado abbia piovuto comunque tanto. Un po' si è allargato comunque. Come potete vedere qui sotto ci vanno gli enduristi e i crossisti a farci le pistate. Peccato che ogni volta che passo non c'è mai nessuno, ci sono solo le righe per terra. Sì, ma però si è ingrandito abbastanza. Vede che non c'era un cavolo di acqua proprio prima. Opla! Finito anche questo giro sul Po. Sapete perché vedo tanto il Po? Perché ci abito a 15 km, forse è la strada più vicina. 15-20 km. Forse anche meno. Qual è la strada più vicina che mi porta al Po? Ma qui non c'era il 50, mo c'è il 70. Ma in tal caso non vedo perché andar piano. Che salutone, piede, mano. Bomber. Uno lo falcio. Cogiuda. Basta. Ho finito. Meu meu, ragazzi. Al prossimo video. Perché ci sono troppi fermoni. Seguiteci su Instagram, su Telegram. Iscrivetevi al canale. Per vedere tutti i video futuri.